Ciao ragazze, finalmente è arrivata la Glossy Box di marzo. Oggi è il 30, mi sembra, 30 marzo ed è venerdì. Mi è arrivata un paio di giorni fa, anzi, ieri mattina, scusatemi. E oggi eccomi qua pronta per farvi vedere cosa c'è dentro. Non ho resistito, io ieri sera un'occhiatina ce l'ho data, però ora con voi vi faccio vedere effettivamente il contenuto della Glossy. Allora, si presenta ovviamente con la sua meravigliosa scatolina. All'interno della scatolina c'è una lettera per me, perché è la prima Glossy Box che ricevo. Mi sono iscritta da pochissimo, ma già mi piace un sacco. Poi c'è un cartoncino che spiega i vari abbonamenti e all'interno c'è anche il cartoncino con descritti i vari prodotti di Glossy Box. Fiocchettino, come al solito. Apriamo il fiocchettino e troviamo le guide cosmetiche. C'è quella di Isadora, che è la marca farmaceutica della quale Glossy Box in questo mese ha messo due prodotti. Atos, togliti di lì. Scusatemi. Apriamo di nuovo il cofanettino. Io l'avevo già aperto, ma l'ho aperto così bene che sembra integro. Ed ecco qua i prodotti di questo mese. Boom, ne è volato uno. Partiamo con quello che è volato per terra. Allora, quello che è volato per terra è di una marca francese. Ovviamente io non so una parola di francese. Non so come si pronunci, proviamoci. Caudalie. Credo, comunque si scrive Caudalie ed è il prodottino, ora vi dico subito qual è. Allora, crema sorbetto idratante, una crema gel che lenisce, idrata e rafforza istantaneamente la pelle. Io l'ho provata appena appena ieri sulla mano e devo dire che ha un profumo buonissimo, sa di lime. Quindi la proverò in questi giorni e vediamo un po' com'è. Sempre di questa marca francese, che abbiamo detto si chiama Caudalie, credo, ci sono altri due prodottini, che sono questi due. Quello nel tubetto, che si chiama... Ah no, scusate, ho detto una cavolata. Non sono della stessa marca, sono francesi ma non sono della stessa marca. Sono di una marca che si chiama Maria Galland Paris. E sono una crema detergente nutriente, quindi da usare come pulizia del viso, mentre l'altra è una lozione che dà praticamente una sensazione di tonicità alla pelle, quindi crema e tonico. Proviamo anche questi, non ho ancora sentito l'odore, ma ora che lo sento qua con voi mi piace. Vediamo anche questo qui. Ancora più buono, devo dire che mi piace di più la crema del tonico come profumazione, per cui vedremo. Poi c'è un altro prodottino, questo è anti-età in gocce della Pavonia botanica ed è praticamente un concentrato all'elastina che va dato appunto sul viso, se ne danno alcune gocce, viso e collo, alcune gocce dopo aver pulito e idratato il viso. È carino perché è fatto... Aspettate che provo ad aprirlo senza romperlo, talmente piccolo che ho il terrore. È fatta a spruzzino, quindi è anche facile da utilizzare, non se ne spreca. Proveremo, proveremo, proveremo anche questi e poi il top del top. Due rossetti, ben due rossetti, perché questo mese Glossy Box ha inserito 6 prodotti anziché 5, entrambi di Isadora. E sono il numero 143 Babe Berry, che è questo splendido colore qua, un nude un po' scuretto. Ora lo svuociamo. Bellissimo, mi piace da matti, anzi lo provo. Splendido, mi piace da impazzire. Quindi questo abbiamo detto il numero 143 Babe Berry e poi c'è un bel rouge che poi non è proprio rouge rouge, è più un corallo, si chiama 154 Rosette ed è un bel corallo fortissimo. Svuociamo anche lui, è
veramente bello, 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 bello da matti. Di questa linea qua ho visto che a un'altra ragazza era arrivato un nude e mi era piaciuto un sacco anche quello, quindi spero prossimamente, cari signori della Glossy Box, che mi arrivi il nude, perché è strepitoso. La confezione è davvero carinissima, mi dispiace quasi non utilizzarla, magari la tengo la scatolina e ci metto i premi di qualche giveaway, perché peccato buttarla via. Vabbè, niente, a questo punto direi che i prodottini della Glossy Box di marzo ve li ho fatti vedere, mi sono piaciuti un sacco, quindi assolutamente rinnoverò per almeno altre volte l'abbonamento con Glossy Box. E parentesina per The Dot Doc, le mie unghie sono ancora un disastro, ma ho trovato una soluzione, ho messo degli adesivi per unghie, quindi quelli che sembrano smalto, guardate che carini, li ho messi adesso di fretta e furia, quindi sono tagliati male, però sono carinissimi, non li avevo mai provati. Ok, a questo punto un bacione e a tra poco, perché farò un video abbastanza lunghetto per il mio mega haul di Essence. Oggi sono arrivata a spendere quasi 50 euro da Essence, il che significa che ho comprato veramente l'impossibile. Ciao ragazze, un bacio!